Rose Businge, infermiera specializzata in malattie infettive e da 20 anni volontaria con i pazienti che hanno contratto l'HIV e l'AIDS, nel Meeting Point in Uganda che lei stessa ha fondato, si occupa di cura e assistenza ai pazienti e agli orfani. La forza di vivere, Rose, l'ha trasmessa anche ai malati terminali. Le donne sono occupate a creare collane e braccialette con la carta riciclata e non si perdono d'animo. Ballano, cantano e sono felici. Quello che vedo sembra che il metodo a cui abbiamo iniziato comincia è attaccato. Adesso vedo le donne felici di vivere, e i loro figli a cui abbiamo voluto che quando studiano scopre il loro valore e cominciano a sorridere, cominciano anche loro a vivere, e ciò che sto vedendo che sono certa che la fede può educare. È importante perché vedo che proprio l'uomo comincia a essere uomo, comincia a vivere e avere un significato per tutto.